Oggi una cosa che volevo far vedere perché mi è sembrata molto simpatica è questa iconcina qui in basso a sinistra dell'applicazione. Ok, il drone è stabile. Non c'è vento oggi, non ce n'è molto. Siamo a circa 5 metri, 4,7. Mi segna l'altimetro qui dell'applicazione. Ok, una controllata dei parametri. Allora, vediamo un po'. Distanze, bene. RTH, ok, download point. Ok. Allora andiamo. Allora mi alzo un po' di quota e mi dirigo verso quelle piante. Abbasso un po' la telecamera. Siamo a 10 metri di altezza, mi alzo ancora un po'. Oggi la temperatura è intorno ai 12 gradi, si sta bene, c'è un bel sole, non c'è vento, ce n'è pochissimo. Ok, allora quello che volevo far notare io oggi è questo. Allora, siamo a circa 100 metri, il drone si trova a 13 metri e 3 di altitudine, di altezza, e come mi sposto io sul radiocomando, guardate a sinistra, vedete? Se io mi sposto verso sinistra, si sposta la posizione del drone e del nord rispetto alla mia posizione. La mia posizione è la pallina blu in pratica al centro e quella specie di cono grigetto chiaro è la posizione del radiocomando. Allora, a volte capita, già ho detto in qualche precedente video, che volando così, insomma, sempre a VLOS, sempre a vista il drone, può capitare, insomma, che abbasso lo sguardo, lo alzo verso il cielo, poi ritorno e magari in quel momento non riesco più a inquadrare il drone. Allora, in quei momenti lì, insomma, come dire, si sta un pochino meno tranquilli. A questo punto, se non riesco più a vedere il drone, come è successo adesso, per esempio, io ho alzato lo sguardo, non l'ho visto per un momento e poi adesso invece lo vedo, però ecco, come dicevo, può capitare questa cosa qua. Allora, se c'è una sorta di preoccupazione, cosa posso fare? Beh, a questo punto faccio l'RTH, quindi mi torna indietro, oppure cosa posso fare? Io intanto vedo che la punta del drone è rivolta verso avanti rispetto a me. Quindi se io, diciamo così, in modalità 2, spingo lo stick di destra in avanti, che succede? Succede che aumenta la distanza e siamo a 103-104. E non va bene, io devo tornare indietro. Guardate cosa faccio adesso. Spingo la leva, cioè lo stick di sinistra lo spingo a destra, quindi mi sposto sulla destra e guardate la punta del drone. Ecco, la punta del drone si sta girando oltre al panorama. Si sta girando la punta del drone. E difatti ora io mi vedo nello schermo, quindi a questo punto, senza vedere il drone, anche se poi alzo lo sguardo, faccio una breve ricerca, lo vedo. A questo punto, con la punta del drone rivolta verso
quel cono grigio in basso a sinistra, quella pallina blu, che sono io in pratica, con lo stick di destra vado avanti. Che succede? Succede che la distanza si accorcia. E infatti siamo a 94, 90, 87, 86. E poi pian piano sento anche il rumore dei motori del drone. E quindi, se questa cosa mi stava facendo preoccupare, ora mi rende molto più tranquillo. Ecco l'importanza di questo simbolo qui in basso a sinistra. Ora porto il drone vicino a me, girandomi da questa parte verso questo orizzonte. Ok, quindi il drone in questo momento punta alla mia sinistra rispetto al radiocomando. Ora lo porto invece con la punta in avanti, e cioè il panorama di fronte a me. Quindi con lo stick di sinistra vado a destra, sono in modalità 2 e porto il drone con la punta in avanti rispetto a me. Ecco così. In questo momento, se io sposto invece con la leva di destra, con lo stick di destra, il drone verso sinistra, guardate che succede. Vedete il verde come cambia? Adesso lo sposto a destra, lo stick di destra lo sposto a destra. Guardate il verde come cambia. Questo mi fa vedere proprio l'asse del drone. Ora andiamo un pochino avanti. Ecco, mi interessava vedere questa cosa e spero che sia stata interessante anche per voi. Soprattutto se state iniziando questa attività, io da semplice hobbista cerco di estrapolare tutto quello che mi può interessare, insomma, su questo piccolo fiume che mi dà molte soddisfazioni. Quindi ecco, sto facendo ancora qualche prova. Guardate il suo asse, pur rimanendo con la punta rivolta verso avanti rispetto a me. Vedete come cambia? Sto spostando il drone a destra e a sinistra con la punta rivolta verso l'avanti. Ora, se voglio tornare indietro, guardando il triangolino rosso, con lo stick di sinistra non faccio altro che girarlo a destra o a sinistra. Proviamo a sinistra, vediamo la punta del drone, del triangolino rosso che si gira verso, piano piano, verso di me. Io sono sempre quella pallina blu, e a questo punto, se voglio avvicinare a me, do l'ok con lo stick di destra in avanti e torno indietro. Perfetto. Allora, adesso torno un pochino avanti, alzo un po' la telecamera. Ok, sono circa 80 metri da me e ecco, questa cosa qui volevo anche dire. Ricordiamoci sempre che in fase di RTH, oppure tornando indietro come sto facendo ora, semplicemente guardando la punta del triangolino rosso, quindi per capire verso che direzione andrà il drone, ricordiamoci sempre di controllare che non ci siano ostacoli in questa ipotetica linea retta tra me e il drone, perché tornando indietro, ora qui siamo in uno spazio aperto, ma in qualche altro contesto potrebbero esserci ostacoli, piante, tralicci, e
fabbricati, quindi prestare sempre attenzione all'altitudine nella fase del rientro.